Pronto? Buonasera signora, sì. Sono Antonietta da Rende. Benvenuta signora Antonietta. Grazie. Prego. Volevo dirle qualcosa. Intanto i complimenti a tutti, indistintamente a lei in particolare, perché conduce in maniera veramente magistrale. Grazie signora, molto gentile. Grazie. Ah. E qual è? Qual è? San Floro? Ah, è vicino a noi, signora. Sì. Mia madre è di Viviolo, mio padre è di San Floro, però viviamo da sempre a Cosenza. Ah. I complimenti perché mi seguo sempre. Se mi permette una nota non polemica, ma di utilità forse. A volte le scritte delle ricette, degli ingredienti si sovrappongono sul bianco dei piatti e si fa fatica a leggere. Chissà se si potesse scrivere in nero, magari forse risalta di più. Sì, magari, però signora, magari l'inquadratura dura per un attimo sul bianco, quindi. Le controlli oggi, signora, poi mi richiami. Una cosa che la farà sorridere, ma io la devo proprio dire. Mi dica, aiuto. Mio figlio, vedete che io seguo sempre questa traduzione, no? E ha detto, mamma, non ne posso più, io ti devo morire il canale. Addirittura. Ah, ho capito. Quanti anni ha suo figlio, signora? 14. Beh, magari quando torna a casa la trova sempre lì con noi e si è un pochino stancato. Ah, sì, mi ricordo, sì, l'altra settimana. Bene. Grazie, signora, ci saluti suo figlio, in maniera particolare. Magari glielo faccio ascoltare in replica il suo intervento se non ci crede, signora. Anche perché, signora, un'ultima cosa, non so che dice, è inutile che sei tutto intelligente, tanto tu non ne puoi fare, sa cosa mangia. Pasta al pesto. Ah, pasta al pesto soltanto, è ottima, però solo quella. Ah, ho capito. Beh, gli faccio vedere che non è così, signora, allora. La ringrazio tantissimo, è stata simpaticissima, signora. Grazie da parte di tutti, signora. Grazie mille. Anche a lei, veramente. Grazie. Me lo auguro, signora, me lo auguro veramente. La ringrazio. Ok, ma come si chiama? Il suo nome non lo ricordo. Signora Antonietta. Antonietta. Ok, ci ricorderemo del pesto allora, signora. Non ci riuscirà, no, no. Grazie, signora Antonietta. No, non si preoccupi. Grazie, buonasera. Simpaticissima la nostra amica, intanto abbiamo dato la forma a questi agnellotti. Quindi hai dato una forma circolare, li hai ricoperti e la parte laterale l'hai sovrapposta dopo aver pennellato un pochino di uovo. Faccio in questo modo qua perché ho messo abbondante impasto e visto che non vorrei si aprono, prendo le mie, diciamo, le mie precauzioni. È giusto. Stiamo facendo gli agnellotti con Fiorenzo al ripieno di carne. Così. Abbiamo messo carne tritata, poi ci sono uova, dei funghi porcini, il burro, formaggio grattugiato, la ricotta. Ricordiamo che le ricette di Fiorenzo le potete trovare sul nostro sito www.fiorenzo.it.
mchef.tv. Intanto Fiorenzo, io faccio la curiosona. Sì, e sì. E vado a controllare questa. Posso aprire? Sì che puoi, anzi se mi dici com'è. Ah, che bella signori. Veramente, veramente invitante. Ancora, secondo me, un altro pochettino ci vuole. Si sta rosolando per bene, però un altro po' dobbiamo aspettare. Sicuramente il tuo occhio lo sa meglio di me, però io diciamo che me la posso pure regolare un pochettino. Che dite signori, siete d'accordo con me? Vedremo. Tanto quanto tempo dicevi che occorre, Fiorenzo? Quei 25 minuti. 25 minuti, quindi 25 ancora minuti, una mezz'ora. Qualche altro minutino possiamo, sì, anche attendere. È quasi cotta, l'ho vista anch'io. Manca poco. Ok. Pronto? Pronto? È caduto. Come regia? La regia ci avvisa che manca poco alla pubblicità, signori. Sono tutti molto attenti, quindi anche la regia che sta seguendo con attenzione, grazie all'occhio vigile della nostra telecamera. Ringraziamo e salutiamo ancora Gianluca che è veramente in gamba e vi fa entrare in casa proprio questi piatti, queste ricette. Stiamo molto attenti ai procedimenti. Un complimento ancora stasera allo chef Fiorenzo Nisticò, questo giovane chef che veramente mette a nostra disposizione la sua professionalità. Fiorenzo, ti stiamo ammirando veramente, eri tutto concentrato. Vi ricordo che stiamo facendo gli agnellotti al ripieno di carne in forno. Abbiamo, sì, la torta rustica al prosciutto crudo silano. Allora, io li ho fatti in questo modo, ho fatto, sì, la svolta, perché ho voluto. Se no noi possiamo prendere semplicemente il bicchiere, facciamo la sfoglia, uh-huh, tagli la pasta, metti l'impasto, un po' di uovo, mettiamo il coperchio, un altro dischetto e il gioco è fatto. Io li faccio così semplicemente perché come estetica mi danno, anche, no, ah sì, è vero, anche come estetica mi danno più tipo sulla tipicità, le cose fatte ma non proprio precise. Hai tipo ragione, come li fa, le personalizzi tu comunque in ogni caso, le tue ricette, i tuoi piatti, quindi anche, sì, in questo caso l'occhio vuole la sua parte, quindi abbiamo lavorato anche la parte esterna di questi agnellotti. Poi abbiamo da preparare anche il sugo, quindi tra poco Fiorenzo ci farà vedere come fare. Intanto stiamo controllando la torta rustica. Oh, che bella, ma chi l'ha fatta? Il nostro chef l'ha fatta con la rosa anche in mezzo, la rosa che ha preparato con il contorno di foglie preparati con la pasta sfoglia, quindi molto semplice, molto bella anche da fare. Ed eccola qua. Quindi ancora qualche altro minuto, noi dopo la pubblicità temporeggeremo un altro po' e poi vi faremo vedere il risultato perché è veramente, veramente invitante. Intanto Fiorenzo sta procedendo. Con che cosa? Andiamo a preparare la padella. Devo fare il sughetto per la pasta. Ecco, per il sugo. Abbiamo anche i funghi. Vado a mettere i funghi. Prezzemolo. Ecco qua. Questo serve sempre per gli agnellotti. Questo qua sì. Al ripieno di carne, il sugo a base di funghi. Pronto? Buonasera. Buonasera, ciao. Ciao, Tindaro da Castro Reale. Buonasera, Tindaro. Sì, Tindaro, ti ringrazio. Ti ringrazio tanto. Abbiamo messo intanto che cosa, Fiorenzo? Un po' di? Un po' di burro. Burro. Hai visto quanto è bravo, Tindaro? Grazie, grazie tante. Tindaro, cosa hai mangiato per cena stasera? Guarda, ah, ho capito. Allora ti facciamo compagnia durante la cena. Va bene, Tindaro, ok. Ok. Ho capito. Grazie Tindaro, anche a te buona, grazie, serata. Invitiamo Tindaro e i nostri gentili telespettatori a rimanere con noi perché c'è la pubblicità, però quando torniamo continuiamo a lavorare ancora con il master chef di stasera che è Fiorenzo Nisticò. Pubblicità.